Bene, allora direi adesso di leggervi il capitolo secondo, il libro è sempre questo, che parla appunto di questo discorso di supremazia bianca in riferimento poi ovviamente all'ideologia del Ku Klux Klan, che era un'ideologia cristiana, perché di fatto loro si basavano su questo discorso di cristianesimo protestante integralista. Questo capitolo sicuramente è fondamentale, però sto pensando che comunque io poi approfondirò successivamente con un altro video leggendovi però il commento, i commenti che sono stati fatti dai teologi afroamericani a questi concetti che vedremo adesso, perché almeno così approfondisco, cioè l'autore qui riporta ovviamente da un punto di vista storico le voci dei membri del Ku Klux Klan, però in realtà io vorrei leggervi anche i commenti che sono stati fatti dai teologi afroamericani in persona. Quindi comunque poi vi leggerò da altri libri un po' i commenti che sono stati fatti dai teologi afroamericani in questione, che si sono sentiti coinvolti in questo discorso di razzismo e di commento al razzismo dal punto di vista comunque di ambiente cristiano. Allora, il capitolo secondo si intitola Supremazia Bianca e io da questo capitolo, che è abbastanza lungo, ho già selezionato gli stralci più utili. Allora, abbiamo detto quindi che il Ku Klux Klan era fondamentalmente un gruppo terroristico cristiano di matrice razzista, quindi di fatto loro affermavano, citando anche questo discorso di autorità biblica, che Dio aveva creato diverse razze e aveva praticamente scelto di elevare la razza bianca al di sopra di tutte le altre razze. La superiorità del bianco e l'inferiorità del nero è un disegno della provvidenza. Il creatore, secondo l'assemblea di Nashville, ha inteso conferirci il dominio sulle razze inferiori, dominio cui nessuna legge umana può mai derogare. Appunto, questo concetto qui l'avevamo già visto, nel capitolo precedente. Di fatto, per quelli del Ku Klux Klan, in realtà il concetto di Dio padre creatore, aveva praticamente scelto a suo insindacabile giudizio che la razza bianca, creata in maniera migliore, ecco, dal loro punto di vista, dovesse dominare su tutte le altre, quindi era giustissimo che tutte le altre razze fossero asservite e dovessero di fatto lavorare in obbedienza e servire la razza bianca. Il Ku Klux Klan non avrebbe potuto avere l'efficacia che ebbe senza l'appoggio determinante dei bianchi del sud o senza il manto di segretezza all'ombra del quale poteva agire sicurissimo di non venire smascherato. L'opinione pubblica avrebbe potuto condannare il Ku Klux Klan, ma non lo volle perché esso, sia che i suoi metodi fossero accettabili o no, faceva in realtà esattamente ciò che la gente voleva, cioè conservare la supremazia bianca. Poi qui c'è un breve commento relativo al fatto che comunque in quelle zone lì d'America erano già successe forme di discriminazione o comunque di sterminio. Ad esempio, per dire, nel Massachusetts, prima di questo discorso dell'arrivo del Ku Klux Klan, in realtà c'era già stata una persecuzione religiosa contro i quaccheri, che venivano appunto perseguitati dai puritani, ovviamente viceversa. Lo dicevo già prima che in realtà nella storia i cristiani si sono sempre perseguitati anche l'uno contro l'altro. Poi, altre forme di discriminazione venivano subite, anche se in maniera minoritaria, venivano subite anche dagli immigrati di origine tedesca o irlandese, che furono i primi ad arrivare in numero considerevole poco più di un secolo fa. Tra l'altro avevo già parlato delle forme di immigrazione forzata che avevano subito gli scozzesi, per il discorso delle Highland Clearance, che l'avevo trattato nei video precedenti. Poi, ovviamente il discorso degli afroamericani, cioè degli africani, ecco, che poi appunto venivano razziati, era diverso dal discorso degli altri immigrati di origine tedesca e irlandese, perché gli africani venivano portati in America con la forza, cioè venivano catturati e portati con la forza, mentre invece gli immigrati che comunque erano lì presenti di origine tedesca e irlandese non erano venuti lì, non erano stati portati lì con la forza, erano persone che si erano spostate volontariamente.
Una spiegazione plausibile è che gli esseri umani, per un qualche innato istinto di potenza, vedono volentieri la presenza di un gruppo che possa venire considerato inferiore o anche colpevole, è la dinamica del capro espiatorio che comunque è presente in tutte le civiltà. Praticamente è un meccanismo tipico della nostra mente, della mente umana, soprattutto di quelli che appunto poi vivono nei contesti quindi di massa, dove praticamente viene scelto. Per ragioni razionali o meno, ecco, comunque per motivazioni razionali o meno, viene scelto un gruppo che viene considerato responsabile di tutto quanto succeda di negativo in quel dato ambiente. Quindi, di tanto in tanto nella storia si sono verificate queste forme di capro espiatorio, di persecuzione nei confronti delle minoranze, perché le suddette minoranze per vari motivi venivano giudicate colpevoli di fare qualcosa di male, ad esempio durante i casi di pestilenza della peste, a essere considerati untori erano di volta in volta o i volgarmente chiamati zingari oppure gli ebrei. Entrambi venivano accusati dalla popolazione che si trovava vittima della peste di causare le epidemie di peste, quindi di portare la pestilenza. Ovviamente era una cosa irrazionale, cioè non era una cosa vera. Però questo concetto serviva alla popolazione locale per sfogare il rancore e la rabbia. A volte nella storia, ad esempio, se succedevano delle calamità naturali, come potevano essere delle grandinate che distruggevano i raccolti, si dava la colpa per dire alle donne streghe. Quindi ovviamente erano tutti dei meccanismi di capro espiatorio. Poi. Ovviamente per i bianchi i neri erano inferiori a prescindere proprio perché loro li vedevano anche, diciamo, analfabeti, ma per forza di cose, perché queste persone in realtà venivano prese con la forza dall'Africa. L'Africa comunque non conosceva un sistema di scrittura, era una cultura di tipo orale. Questi venivano portati via, venivano segregati in schiavitù, venivano poi messi lì nei campi a lavorare, cioè non gli si dava comunque neanche un'educazione, diciamo, elementare, quindi di conseguenza sembravano ignoranti, sembravano analfabeti, sembravano inferiori. In realtà era perché la cultura africana non era una cultura di tipo scritto, era una cultura di tipo orale, similmente comunque ad altre culture. Poi ovviamente il piatto forte era giustificare la schiavitù citando passi della Bibbia, più spesso raccogliendo prove secondo le quali i neri risultavano essere per natura inferiori ai padroni. Adesso il concetto lo inquadriamo. Qui ci ho messo anche l'asterisco. Qui siamo. Ovviamente nella Bibbia non mancano storie, soprattutto nell'Antico Testamento, non mancano storie dove lo sterminio o lo stare in schiavitù, o anche spesso il sopportare delle calamità, come appunto fossero dei castighi di Dio, non mancano nella Bibbia storielle di questo genere, anzi ce ne sono a dozzine. Quindi in realtà, per dirvi, il Ku Klux Klan poteva praticamente citare gran parte dell'Antico Testamento, dove nell'Antico Testamento si legittimava di fatto un discorso di dominazione etnica, addirittura di sterminio, di genocidio. E di servitù, di schiavitù. Poi ovviamente questi concetti di essere senza anima, di non essere a immagine di Dio, questo tipo di personaggi cristiani li faceva valere anche nei confronti degli indiani, per dire, o comunque anche nei confronti delle donne, perché di fatto l'accusa di non essere a immagine di Dio, di non avere l'imago Dei, di non essere totalmente a immagine di Dio e quindi di conseguenza di essere un essere umano di serie B, questa accusa qui in realtà la davano anche alle donne, per dirvi, la Chiesa per secoli, teologi per secoli, negavano che la femmina fosse a immagine di Dio, per dirvi Agostino o anche Tommaso d'Aquino, negavano che la femmina avesse la piena immagine di Dio. Ad esempio, per Agostino la femmina aveva l'imago Dei, l'immagine di Dio, la somiglianza di Dio, solamente se era sposata a un uomo. Quindi in realtà, secondo Agostino, era l'uomo che dava l'immagine di Dio alla donna. Quest'idea, peraltro, in realtà è già presente anche nello stesso
Nuovo Testamento, perché in realtà si dice appunto che la femmina è gloria dell'uomo, mentre è solo l'uomo maschio che è gloria di Dio. Idem dicasi di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, ad esempio, non credeva che la femmina avesse al 100% l'immagine di Dio. Sì, la riteneva essere umano, però la riteneva inferiore all'uomo. Per di più andava a giustificare questa inferiorità della femmina all'uomo maschio, sia perché comunque il loro dio era nato maschio e quindi per Tommaso d'Aquino era la dimostrazione che il sesso maschile è il sesso più nobile, perché altrimenti Dio si sarebbe fatto anche femmina. Se non si è fatto femmina vuol dire che appunto lo stesso sesso femminile non era degno. E per di più andava a vedere anche questo discorso sempre della mancanza dell'immagine di Dio nella donna, quindi di fatto per Tommaso d'Aquino sì, la femmina era un essere umano, però in realtà non era al 100%, non rappresentava al 100% l'immagine di Dio. Comunque poi sotto io vi metto un PDF che tipo saranno tante passapagine, dove voi, se avete la pazienza di leggerlo, vedrete che nella storia la Chiesa cattolica e i teologi hanno sempre negato che la femmina avesse l'immagine di Dio. Dicevano che o non ce l'aveva oppure ce ne aveva, sì, ma giusto un poco. Comunque non era a livelli del maschio, ecco, perché solo il maschio aveva la piena immagine di Dio. Quindi lo stesso ragionamento della mancanza di animo, della mancanza di immagine di Dio, lo mettevano questi del Ku Klux Klan, lo mettevano in atto anche nei confronti degli afroamericani. Quindi, i neri non erano in realtà esseri umani, anzi appartenevano a un ordine biologico inferiore. Meno radicale, anche se più diffusa, era l'opinione che essi fossero sì individui forniti di anima, ma condannati per sempre a un livello chiaramente più basso nella scala umana. Prove a sostegno di simili punti di vista sono ancora raccolte e pubblicate, ciò non dimostra ben inteso l'inferiorità del nero, ma soltanto il persistere del desiderio da parte del bianco di giustificare i privilegi di cui continua a godere. Peraltro questa cosa la fanno anche nei confronti delle donne, perché molto spesso ci sono ancora dei siti cristiani che scrivono che le donne sono inadatte a fare certe cose. Con tutto che abbiamo dimostrato che le donne si possono dedicare alla scienza, alla letteratura, all'arte, alla musica, con tutto che l'abbiamo dimostrato perché esistono dozzine di donne che hanno fatto qualcosa da un punto di vista artistico, ci sono ancora siti cristiani o filocristiani che dicono che la donna in realtà, il suo ruolo, il ruolo dove comunque primeggia, è il discorso della maternità, quindi donna a fare figli e basta. La necessità della presenza di un gruppo inferiore sul quale sentirsi superiori si accompagna spesso all'idea che la propria razza o nazione goda di speciali favori divini. Siccome ogni razza o nazione ha un certo suo carattere distintivo, è sempre possibile dimostrare con intima soddisfazione che la propria razza o nazione è la prediletta da Dio. Ovviamente, l'avevamo già detto ieri, quelli del Ku Klux Klan si ritenevano superiori a tutti proprio perché secondo loro Dio li aveva elevati. È chiarissimo il concetto, e lo stesso concetto c'era anche in riferimento alle donne, cioè gli uomini cristiani, i maschi, si sentivano superiori alle femmine perché semplicemente secondo loro Dio li aveva prescelti, li aveva predestinati ad essere superiori alle femmine. Cioè non c'era neanche un tentativo di spiegazione logica che dici, vabbè, ma era proprio semplicemente un credersi superiori a prescindere perché il Dio tal dei tali aveva detto così, perché il libro sacro tal dei tali, l'apostolo, il profeta tal dei tali aveva rivelato così. Cioè quando San Paolo mi dice che la femmina deve stare sottomessa all'uomo, perché l'uomo è capo della donna e perché Dio ha creato prima, non sta parlando di cose razionali, di motivi razionali, adducendo magari un motivo che pseudo-razionale che poteva anche starci, come magari poteva essere per dire, siccome la femmina ha meno forza fisica dell'uomo, allora è giusto che. Sarebbe stata una spiegazione pseudo-scientifica che, vabbè, in tempi passati, dove, vabbè, c'era un discorso di lotta, di guerra continua, poteva anche starci da un punto di vista razionale, ma San Paolo non la giustifica neanche così una cosa del genere. Semplicemente dice che è così perché Dio lo ha ispirato a dire così. Poi vabbè, qui c'è il discorso di un senatore del 1899 che è Beveridge, che praticamente disse pubblicamente che
faceva parte del piano infinito dell'Onnipotente la scomparsa di civiltà e razze in decadenza di fronte all'insorgere di una civiltà e di uomini più nobili e virili. Dio non prepara i popoli germanici di lingua inglese da un migliaio di anni solo per futile vanagloria e narcisismo, no? Egli ci ha fatto grandi organizzatori del mondo perché noi creiamo un sistema laddove regna il caos. Ci ha fatti abili al governo perché sappiamo amministrare tale governo tra i selvaggi e i popoli in decadenza. Ovviamente queste sono le stesse identiche frasi che voi trovate anche se andate a vedere i teologi cristiani che giustificavano il dominio dell'uomo sulla femmina. Questo tizio, che sosteneva appunto questo discorso di addirittura di sterminio. Questi qui sono gli stessi concetti che trovate anche nel Malleus Maleficarum quando si parla di donne, cioè i concetti sono quelli. È l'ideologia cristiana che è così, solamente che nel caso del Ku Klux Klan loro lo facevano nei confronti di chi aveva la pelle scura. Nel caso del Malleus Maleficarum loro lo facevano nei confronti delle donne. I concetti sono gli stessi. Poi vabbè, qui c'è una definizione di razzismo, sapete bene. Allora, per razzismo si intende il dogma secondo il quale un gruppo etnico è condannato per natura a un'inferiorità congenita, mentre un altro è destinato ad esprimere tutta la sua innata superiorità. Ovviamente, rivoltando la cosa, il sessismo, cos'è il sessismo? La misoginia è l'idea che per natura, perché Dio ha rivelato così, ci sia un gruppo, un sesso superiore a un altro, e quindi il sesso superiore deve dominare su quello inferiore. Poi ovviamente concetti analoghi sono concetti che si legano a questo discorso di razzismo, sono il discorso della purezza del sangue, purezza della razza. O anche l'idea che sia stata una sola razza a fare cose culturali, ecco, cose degne di stima. Cioè che alla fin fine tutti i popoli abbiano avuto un concetto di letteratura, di cultura, di mitologia, di arte, di architettura, è qualcosa che chi ha studiato lo sa benissimo. Cioè, per dire, gli africani avevano una forma d'arte, l'arte ad esempio delle maschere, così come avevano anche una forma di musica. Semplicemente erano cose diverse dai nostri canoni estetici. Per dire, gli Inuit, cioè i volgarmente chiamati eschimesi, hanno sempre avuto una forma di poesia, era semplicemente una forma di poesia diversa dalla nostra. Il razzismo è sostanzialmente un modo pretenzioso di affermare che io appartengo alla razza migliore. Quindi ovviamente quando ci si sente migliori di tutti, superiori a tutti, ovviamente ne consegue che tu con gli altri puoi fare quello che vuoi, puoi trattarli come inferiori, puoi dominarli, addirittura puoi persino ucciderli perché non li consideri neanche esseri umani. Simile tendenza comunque esisteva e trovava sostegno addirittura in versetti della Bibbia, dato che la Bibbia fu scritta in un'epoca in cui tutte le società tenevano asserviti gli esseri umani. Era comodo per i bianchi che proclamavano la loro supremazia considerare la schiavitù emanazione della volontà divina. Anche questo, gli ho messo qui l'asterisco, siamo qua. Visto che peraltro hanno già cominciato a piovere commenti del tipo che questo lavoro che sto facendo su Ku Klux Klan sono fantasiose utopie, una roba del genere, mi hanno detto. Come se non fosse mai successo niente. Dimostriamo invece che quelli del Ku Klux Klan citavano la Bibbia. D'altra parte, la Bibbia è strapiena di vicende, soprattutto nell'Antico Testamento. Di vicende dove il popolo eletto da Dio fa genocidi e fa sterminio, riduce in schiavitù quest'altro popolo che viene giudicato indegno. Peraltro poi i soldati di Yahweh praticavano anche lo stupro di guerra. Caso ad esempio di Numeri, Mosè dà ordine ai suoi soldati, i soldati di Yahweh, di uccidere tutti gli uomini e tutti i bambini maschi e tutte le donne che erano già state deplorate, quindi le mogli. Le donne già sposate, e di portarsi via per i suoi soldati, di portarsi via le donne vergini, quindi anche le bambine, da usare appunto come concubine. Cioè, ripeto, quelli del Ku Klux Klan si rifacevano alla Bibbia, non è che avevano in mano i CD del cosiddetto rock satanico come lo etichettano i cristiani.
Sì, rifacevano semplicemente la Bibbia, perché la Bibbia legittima un discorso di genocidio e di schiavitù, di sottomissione, di inferiorità dell'altro. A parte che anche il Corano ovviamente li legittima, adesso non è che solo la Bibbia, anche il Corano li legittima. Così ovviamente come anche ad esempio nei testi, per dirvi, certi testi indù ovviamente sono legittimate delle cose abominevoli. Però per dire adesso nel nostro contesto parliamo del discorso della Bibbia e del discorso cristiano. Quindi di fatto è chiarissimo. Allora, quelli del Ku Klux Klan si rifacevano prettamente alla Bibbia il concetto di Dio per giustificare il fatto che loro fossero superiori, ecco, per evidenziare il fatto che loro fossero superiori, prescelti da Dio, che quindi era giustissimo dominare su tutti gli altri, che non erano come loro. Chiarissimo. La vera religione è la supremazia del bianco, per la maggior parte dei sudisti non solo non erano tra di loro incompatibili, ma praticamente inscindibili. Un bianco del Mississippi, rinviato nel 1864 a giudizio per l'assassinio di un dirigente nero, disse testualmente al processo: "Credo nella segregazione così come credo in Dio". Ma sì, ovvio, così come è inscindibile anche questo discorso di inferiorità femminile. Credo nell'inferiorità femminile perché Eva fu creata per seconda dopo Adamo. Credo nell'inferiorità femminile perché Dio si è fatto solo maschio in Gesù Cristo. Credo nell'inferiorità femminile perché Dio è padre. Credo nell'inferiorità femminile perché Maria si proclama l'ancella, la serva di Dio padre. Cioè, sono tutte cose bibliche, co tutte cose prese dalla Bibbia. Qui non c'è da dare la colpa ai CD di musica rock, di musica metal, O dare la colpa ai pagani, come a volte fanno i cristiani che se la girano dicendo: "Ma erano i pagani, era Aristotele che era maschilista". Sì, certo, Aristotele era maschilista. Sta di fatto che però il concetto di ipostasi di Gesù Cristo non l'ha inventato Aristotele, l'avete inventato voi cristiani. Così come il concetto di Eva non l'ha inventato Aristotele, l'avete inventato voi cristiani. L'inferiorità del nero si radicò tanto saldamente nelle teorie sudiste che non si poteva neanche concepire un nero con qualità superiori. Un nero libero era un'offesa al senso di decoro sudista, poiché essere inferiori come i neri non meritavano assolutamente di essere liberi alla stessa stregua dei bianchi. Qui siamo, chiarissime queste cose. Per chi non è un deficiente con i prosciutti, con le fette di prosciutto davanti agli occhi. Altro che dire che queste cose sono i miei deliri o sono cose inesistenti o sono cose che esagero io. Cose, illusioni che albergano nella mia mente, tanto per citare commenti che sto appunto ricevendo proprio da persone che sanno benissimo che queste cose sono successe e succedono ancora, ma pensano bene comunque di denigrarmi. E pensano di affossarmi dicendo che sono i miei deliri, che sono cose che sono io che sto esagerando. Sì, sto esagerando. Come no? Niente, allora tenete presente che a partire dal 1915, poi quelli del Ku Klux Klan si fanno sempre via via più violenti. Affermano che questo discorso del neri che infatti che, non so, che sono subumani o addirittura che non sono umani e quindi di fatto approvano un discorso di uccisione dei neri stessi. Ad esempio, per dirvi, nel 1963 nella chiesa di Birmingham vengono messe delle bombe e praticamente vengono uccise delle bambine nere. Praticamente i membri del Ku Klux Klan come commentano? Potete immaginare, amici miei, voglio dividere con voi qualcosa della storia, della gloriosa storia del Ku Klux Klan. Il Ku Klux Klan è nato dal sangue, da un effettivo bisogno di proteggere l'uomo bianco. Convinti, appunto, erano convinti che gli uomini neri volessero arraffare tutto ciò che l'uomo bianco possedeva. E per di più scrivevano che, ecco, quindi a partire dal 1963 iniziano a scrivere anche che Gesù non era ebreo, ma che era appunto un uomo bianco.
è che appunto commentando l'attentato che c'era stato in questa chiesa di Birmingham dove erano state messe queste bombe e avevano ucciso proprio le vittime, erano proprio state delle bambine nere. Praticamente questo militante del Ku Klux Klan afferma che i negri hanno dichiarato guerra senza esclusione di colpi al piano di Dio e alla famiglia di Dio, cioè all'uomo bianco. E lui mi disse: sapete chi ha buttato le bombe contro la chiesa di Birmingham? Al che io risposi: no, e anche se lo sapessi non ve lo direi. Qualcuno ha osservato: ma non è una vergogna che quelle bambine siano state uccise? Beh, questi non sanno quel che dicono. In primo luogo non si tratta di bambine. Avevano 14 o 15 anni, erano perciò abbastanza cresciute per aver contratto malattie venere. E poi qui non si trattava di bambini nel vero senso della parola, i bambini sono piccoli esseri umani, cioè gente bianca. Ci sono poi scimmiottini, cagnolini, gatti, babbuini, puzzole, ci sono anche piccoli negri, sicché non è stata per niente una vergogna l'averle uccise. Allora, qui la data dell'attentato alla chiesa di Birmingham sono state messe delle bombe appunto per uccidere le persone che ci andavano. Probabilmente era una chiesa a larga, può essere che fosse una chiesa battista o che comunque fosse frequentata da afroamericani. Durante questo attentato sono morte delle bambine e ovviamente i militanti del Ku Klux Klan hanno gioito. Hanno gioito perché per loro tanto gli afroamericani non erano comunque esseri umani, quindi si poteva ucciderli. Per di più, da qui in poi addirittura loro vanno a ritirare fuori questo discorso di Gesù Cristo dicendo che Gesù Cristo non era un ebreo ma era un bianco. Vedete? Gesù non era ebreo, era un bianco. Qui che poi appunto il militante del Ku Klux Klan ci fa sapere che tanto le bambine afroamericane non sono bambine, ma non sono esseri umani e quindi non è una vergogna averle uccise. Le paragona, come vedete qui, ai piccoli degli animali. Peraltro ricordatevi che i cristiani, anche di casa nostra, che ce l'hanno su con gli ebrei, dicono che alla fine è giusto ucciderli o è giusto perseguitarli, perché tanto gli ebrei sono colpevoli di aver ucciso Dio, sono il popolo dei Cida, quindi è giustissimo perseguitarli. Ecco, diciamo che gli antisemiti di casa nostra si vanno ad attaccare a questa idiozia qui per giustificare poi ovviamente il genocidio, addirittura poi il discorso di Hitler dello sterminio degli ebrei. Praticamente dicono che gli ebrei se lo meritano perché sono un popolo di Cida. Siccome hanno ucciso Dio, allora è giustissimo che vengano uccisi. Ci sono poi cristiani che ti vengono a dire che, e io poi sotto queste cose ve le metto perché quel post lì lo dovete andare a leggere. Ci sono poi cristiani di casa nostra del 2019 che scrivono che il genocidio degli ebrei, commesso da Hitler, dai nazisti, è stata una punizione, un castigo di Dio e quindi gli ebrei se lo meritavano di essere messi nei lager, nelle camere a gas, perché era un giudizio di Dio, l'ira di Dio, il castigo di Dio e allora siccome Dio castiga e come se castiga i castighi di Dio sono roba giusta, bisogna innalzare lodi a Dio perché Dio ha manifestato così la sua gloria. Io ho questo post qui poi sotto della Germania nazista ira verga dell'ira di Dio, poi sotto ve lo metto perché andate a leggerlo con i vostri occhi. Poi vabbè, ricordatevi che ovviamente il Ku Klux Klan perseguitava anche altre minoranze, ad esempio perseguitava gli italiani, gli immigrati in generale, ebrei, cattolici e immigrati di data recente. Si riaffermava così il vecchio credo del clan secondo cui i veri americani erano bianchi, protestanti e discendenti dell'antica stirpa colonizzatrice. Sì, avevo già spiegato che in realtà non ci deve stupire che questi membri del Ku Klux Klan cristiani perseguitassero altri cristiani, si è pensato così nella storia, cioè i cristiani si sono sempre perseguitati, poi soprattutto cristiani
cattolici contro protestanti si sterminavano già a partire dal 1400, quindi voglio dire, non ci deve stupire del dire, ma come mai tra cristiani si ammazzavano? Si ammazzavano perché probabilmente i membri del Ku Klux Klan, ovviamente da ultra protestanti, non avevano il culto mariano, mentre invece i cattolici ce l'hanno, e quindi di conseguenza bastava che magari vedessero in giro un cattolico che aveva il rosario in mano per pestarlo selvaggiamente, cioè non ci deve stupire come cosa, eh. Poi ovviamente tenete presente che ovviamente i padroni bianchi, poi con proprietari terrieri, ovviamente molto spesso stupravano anche le donne, le cosiddette donne africane schiave, venivano stuprate o venivano comunque molto spesso obbligate a fare figli, di modo che il figlio che nascesse fosse un piccolo schiavo, quindi incrementare questo commercio di vendita di schiavi. Molto spesso, anche se comunque magari il padrone si innamorava veramente di questa donna africana e aveva poi dei figli, in realtà i figli che nascevano, anche se venivano riconosciuti dal padre bianco, non avevano comunque gli stessi diritti dei bianchi, era progenie mulatta. Quindi, come vedete qui appunto ricorda questo discorso di stupri o comunque di violenze, di abusi sessuali che le donne africane subivano, quando erano comunque lì a lavorare. Un nero libero era un'anomalia in un sistema economico basato sul lavoro degli schiavi, un sistema le cui regole, pur creando da parte dei bianchi dei neri liberi, non davano agli stessi neri una libertà maggiore di quella voluta allo stato di schiavitù e semplici. Tra l'altro tenete presente che Aristotele, che viene giudicato il sommo luminare dell'umanità, padre della filosofia, un semidio della filosofia, era ovviamente a favore della schiavitù, oltre che dell'inferiorità della femmina. Per Aristotele tutti quelli che non erano greci dovevano essere schiavi dei greci. E lo dico in riferimento ai tanti seguaci italiani di Aristotele che lo adorano come se fosse un dio, quindi di fatto stanno adorando un qualcuno, che non avrebbe esitato neanche un istante a segregarlo in schiavitù perché, secondo l'idea di Aristotele, tutti quelli che non erano greci dovevano essere schiavi dei greci. Vabbè, niente, allora il capitolo ve l'ho letto tutto. Ovviamente queste cose saranno anche scritte, quindi in una serata penso di riuscire a trascriverle anche meno, penso di riuscire a trascriverle tutte. Corredate con foto delle pagine prima che qualcuno dica che non è vero niente, e poi nei prossimi video farò comunque anche un approfondimento leggendovi non solo vicende della Bibbia, ma vi leggerò anche i commenti che sono stati fatti dai teologi afroamericani. Poi, che altro dirvi? No, niente, direi di avervi un po' detto tutto quanto era utile saperlo. Allora, tenete presente che già in questi video abbiamo comunque visto il minimo da sapere. Nei prossimi video ovviamente ci saranno cose, approfondimenti che comunque potete anche saltare, perché vabbè, io andrò comunque avanti a farlo tutto, però voglio dire, da qui in poi sono tutte cose, dettagli particolari che si possono anche non sapere, tanto comunque abbiamo visto in sintesi quello che appunto è utile e necessario sapere. Niente, spero di aver fatto un video interessante con tutto che, ripeto, sto già cominciando ovviamente a ricevere soliti commenti, diciamo, che vorrebbero umiliarmi e vorrebbero farmi passare come, diciamo, come la visionaria o come la mentecatta di turno. Sta di fatto che io queste cose le so dimostrare. Cioè, voi cristiani potete andare avanti quanto volete a dire che io sono io la cretina, sono io l'analfabeta, sono io quella che non conosce lì, che non ha mai letto libri, sono io la visionaria, sono io la mentecatta. Sta di fatto che io queste cose le so citare. Quello appunto, con nomi di tizi, nomi di Tizio di Caio, date precise, luoghi precisi, riferimenti bibliografici precisi. Siete voi che difendete il cristianesimo che non sapete citare un bel niente. Vabbè, niente, allora il video lo concludo qui. Spero che sia stato un video utile e interessante. Ringrazio tutte le persone che lo hanno ascoltato.